Buonasera al sindaco, agli assessori, ai consiglieri pubblici, consiglieri pubblico presente. Presidente, prima che mi fa la figa, volevo chiedere alla dottoressa di avere qualche suo di non interrompermi, perché altre volte per evitare polemica ho permesso di evitare di darmi la parola. Allora, sinceramente volevo fare questo intervento all'inizio di questo dibattito politico. Poi, diciamo una parentesi, quel poco di esperienza maturata mi hanno portato ad attendere l'intervento di altri consiglieri. La settimana scorsa in conferenza di Valutupi, il consigliere amico del prete giustamente affermava di aspettare questo consiglio comunale per capire la posizione del PD, almeno di 4 consiglieri firmatari di vari documenti in contrasto con l'amministrazione, e anche la nostra posizione, la posizione del sottoscritto e del consigliere Stefano Bertano. Come sappiamo tutti, sabato i 4 consiglieri hanno decimato l'opposizione e forse anche la maggioranza, firmando un documento in cui si dichiarano all'opposizione. Quindi non mi pare di rispondere in relazione alla mia posizione. Ebbene, il sottoscritto sia il 28 marzo con un comunicato stampa e il 30 marzo, nel corso degli incontri bilaterali con il sindaco, ha dichiarato: preliminarmente si condanna decisamente quanto è accaduto prima del 23 marzo. Sul piano dei contenuti è opportuno ricordare che ogni scioglimento anticipato e il successivo commissariamento del servizio è comunque una riattura per la città. Non si chiede alcun alteramento dell'esecutivo, ma solo il rilancio degli interessi della città e della sua amministrativa in una rinnovata dignità politica. Se questo avverrà, allora il sostegno di questi due consiglieri non mancherà. Quindi mi domando che risposte dovrei dare in riguardo alla mia presentazione. E conosciutissima, e sinceramente dovrei dare alta voce, come ho fatto sempre in passato e fino ad oggi. Ben venga il riappacificamento del Partito Democratico con la maggioranza. In questo modo i cittadini, il popolo sovrano, può meglio apprezzare la mia posizione. La mia non è una situazione a far parte della maggioranza. L'unico mio interesse è evitare, come dichiarato varie volte, la riattura del commissario per il servizio, perché pur usando rispetto assoluto per qualsiasi commissario per il servizio che il futuro ci possa riservare, la storia ci dice che vorrei dare un piccolo contributo di risposta al ministro
Allora, dato che proprio così ci pone nel senso che io spesso, diciamo, bloccato ci chiedo, vi prego di prestare attenzione a noi del senso che così ci pone. Parliamo di scivoli.